Festa solenne del Corpus Domini, buongiorno a voi, ci troviamo in questo sabato per vivere quella che normalmente è quella festa che anche nei paesi evoca l'incontro, le processioni. Quest'anno un po' per il tempo che viviamo, un po' pure per il tempo meteorologico di oggi che dà la pioggia, la viviamo in quella dimensione più intima, domestica, come ci siamo un po' abituati a fare in queste settimane. Parlare del corpo di Cristo, il corpo del Signore, il Corpus Domini, vuol dire parlare di quell'Eucaristia che ha un tratto caratteristico ed è il tratto dell'alleanza. Questa parola non possiamo mai dimenticarla. Dio stabilisce da sempre, fin dall'Antico Testamento, questo criterio bellissimo di alleanza e vuol dire partecipare all'intera vita di Gesù, che è una vita donata. Non possiamo mai tralasciare questo aspetto. Il credente ha uno scopo, un lavoro principale, che è quello di accogliere questo dono. Però oggi, introducendo la festa del Corpus Domini, diciamo anche quest'altro aspetto, che la vita del credente, proprio nell'Eucaristia, è anche tutta una vita in movimento. Perché se è vero, ed è vero, che devi condividere, il condividere ti permette di metterti in movimento e di non fermarti ad una staticità. C'è un dato, direi, fortissimo, perché vedete, l'amore mette in movimento, il dono mette in movimento, l'accoglienza mette in movimento. Allora mi piacerebbe sentire condivisione, sentirmi condiviso, ma non spaccato con qualcun altro, diviso, ma condiviso, che vuol dire questo? Nella storia delle nostre comunità che si nutrono di Eucaristia, nella storia delle nostre comunità che si nutrono di accoglienza, la parola condivisione fa un miracolo speciale. Perché nell'Eucaristia e nell'amore, più condividi e più scopri che ce n'è. Meno condividi e più scopri che muori, che si inaridisce il filone, che finisce qualcosa. Nella dimensione materiale delle cose è esattamente il contrario. Se tu condividi tanto, sei preoccupato che ne manchi. Nell'amore, più condividi, più ce n'è. E non posso parlare di corpo di Cristo se non di dono e di vita data per amore. Allora in questo c'è una grande comunione, c'è una bellezza. Sentire che questo Cristo vive in te. San Paolo lo esprime bene nella lettera ai Galati: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora l'augurio del Corpus Domini è proprio questo. E come ho già fatto altre volte, un riferimento ad un grande amico, che di nuovo scusate se a volte mi ripeto, ma è Don Tonino Bello, che facendo sintesi di tutte le Eucaristie, quando dava il saluto finale, e noi sappiamo, la messa è finita, andate in pace, noi ci siamo sempre chiesti se realmente la messa era finita. E lui cominciava allora da un'altra parte. Diceva: la pace è finita, andate a messa. Che non era solo l'imperativo di chi deve esercitare un dominio perché vieni così ti controllo, oppure devi rispettare sto benedetto precetto. No, 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 no. Se tu vuoi un dinamismo della vita che sia ricco di quell'agape fraterna, di quella condivisione fraterna, allora vivi la condivisione e allora capirai che finirà anche un po' la pace. Ma quella pace sarà poi di ritorno, moltiplicata nella bellezza perché Cristo si è donato. Fai dono della tua esistenza, condividi e scoprirai che questo dono si moltiplicherà. Te lo auguro con tutta la forza. Buona festa solenne del Corpus Domini. A sabato prossimo, ciao.